Su Radio Linea numero 1 c'è Molto Bene nel weekend, il sabato pomeriggio in replica la domenica, poi c'è il canale YouTube Molto Bene Official con i Camillas. Ecco, con ciao, Panzeri. siamo noi. Sempre qua. Dago Ruben. Ragazzi, oggetti smarriti ben ritrovati. Oggetti smarriti ben ritrovati. Sì. Una rubrica di pubblica utilità. È vero. Facciamo servizio pubblico. Sì, ci piace essere utili anche a voi, anche a noi. Iniziamo subito con questa notizia. A Montelupone, in via è stata trovata una dentiera senza microchip. Il famoso microchip. Siamo riusciti a capire che l'ultimo pasto sono state polpette con le erbe cotte. Quindi chi la volesse, quindi è un indizio, qui cioè è schifo. Nel tratto autostradale che da Sinigaglia porta Falconara è stato ritrovato un allevamento di pollame abbandonato in una piazzola di sosta. I polli sono tranquilli. Certo, non attraversano la strada, no? Non mostrano preoccupazione. Sono tranquilli. Però sarebbe bello nei loro confronti che qualcuno se ne facesse carico. Che magari si rimedia anche due uova. Bellissimo. Uniamo l'utile al dilettevole. Certo. Importantissimo questo. A Villa Potenza abbiamo trovato una penna e c'è la maestra ancora attaccata. Sono tutte e due blu. Anche la maestra. Di là. Va bene. Questo invece è un cold case. Uno dei pochi cold case di oggetti ben ritrovati e ben ritrovati ancora. Questo è un vecchio ritrovamento. Circa 5 anni fa sono stati ritrovati dei capelli da uomo in un cuscino. Il cuscino era dentro un appartamento di Urbania, un piccolo battibatti. 5 anni sono tanti. E noi ci siamo stufati di tenere qua quei 5-6 capelli. Quindi se nessuno si fa avanti, noi li buttiamo via. Sappiatelo, è una minaccia. E poi, come al solito, la tenerezza. Sì. A Petritoli, in uno scatolone abbiamo trovato un'intera famiglia di rinoceronti. Teneri, hanno bisogno di qualcuno che si curi loro. Se venite qui in radio, vi diamo anche le vaschette con la sabbia. Per fargli fare la pipì in casa. È comodo. Grazie. Un rinoceronte in casa. Oggetti smarriti su Molto Bene. Oggetti smarriti ben ritrovati. Una rubrica di pubblica utilità.